Anelisa Camardella, libero, libellula nerostellata. Allora, partiamo da un aspetto bello di squadra di spogliatoio che è la convocazione in Nazionale Giovanile Italiana storica per la tua e vostra compagna Francesca Bianco, che è una banda classe 2005 aggregata con voi d'inizio stagione. Elisa, la soddisfazione di spogliatoio per un evento molto bello che tra l'altro l'avete anche celebrato sui vostri social. Sì, esatto, è una soddisfazione incredibile per tutte noi e averla accompagnata quest'anno, comunque fino a questa convocazione, è una soddisfazione pazzesca. E se mi mettono i suoi panni, veramente, sicuramente se la godrà e se la ricorderà per sempre. È comunque un bel premio per l'impegno che ha messo quest'anno in particolare, ma tutti questi anni, in cui appunto gioca pallavolo, e comunque indossare quella maglia, sperare di indossare quella maglia è il sogno di tutte. Allora, sicuramente segna la carriera di un atleta, no? La convocazione in nazionale, ma sottolinea anche quel che ha fatto fino ad adesso. Comunque lei, giovanissima, che si è aggregata con, diciamo così, le grandi, la prima squadra, è cresciuta tantissimo, no, Elisa, con voi? Sì, quest'anno ho fatto una crescita pazzesca, lo dicevo appunto, ogni partita con le mie compagne la guardavo e dicevo, cresce veramente di partita in partita, è incredibile. Ha sicuramente dei movimenti naturali che ogni tanto ti lasciano veramente di stucco se pensi poi all'età che ha, e quindi se lo merita. Assolutamente sì. Allora, secondo aspetto che voglio toccare con te è gara 1 dei quarti di finale playoff che giocherete mercoledì prossimo qui alla Libellula Arena alle 21 contro il Blu Torino Volley. Elisa, che partita ti aspetti? Che gara 1 sarà? Insomma, l'emozione dei playoff, dimmi un po'. Allora, innanzitutto al secondo anno in B2, secondo anno e mezzo in B2, Sì, è vero. Consideriamo tutta la pandemia il discorso, esatto. esatto, giocare già ai playoff è bellissimo, nonostante comunque la formula sia cambiata un paio di volte quest'anno, però comunque essere qui e giocarcela è quello che abbiamo provato a raggiungere fin dall'inizio dell'anno. Ci siamo allenate tanto e sarà una partita complicata, dentro o fuori, quindi sappiamo che loro sono giocatrici molto esperte, che arrivano praticamente tutte da categorie superiori. Di queste partite ne hanno viste un'infinità, saranno magari con la mente un po' più fredda rispetto a noi, però stiamo cercando di trovare quella costanza che ci è mancata forse nelle ultime partite della regular season. E con l'arrivo poi di Sara, sicuramente dà quell'apporto in più per trovare un po' di equilibrio, e niente, andremo a giocarcela tutto. Sì, insomma, quindi andrete lì per giocarvi le vostre possibilità. Tra l'altro, Esatto. Elisa, voi arrivate a questi playoff forti di un quarto posto comunque nel vostro girone, una formula, come hai detto tu, ridotta, insomma, campionato partita gennaio, tutto molto strano, l'abbiamo già straraccontato, però, insomma, tu che cammino hai visto della tua squadra fino a qua? Allora, è stato sicuramente difficile come lo è stato per tutte le altre squadre con questi comunque stop forzati, però siamo assolutamente in crescita. Comunque rispetto alle squadre un po' più esperte, secondo me, essendo un po' più giovani, si è vista una crescita anche proprio dal punto di vista tecnico e di squadra, e stiamo diventando sempre più affiatate e speriamo di arrivare al meglio la prossima settimana. Allora, per chiudere, com'è stato questo, tra virgolette, lungo periodo di allenamenti da fine regular season a poi fino a mercoledì prossimo? E in questo tu come stai e come ti senti? Allora, molto intenso perché non abbiamo smesso un secondo di allenarci, anzi abbiamo anche aumentato quantità e qualità, secondo me, del tempo che abbiamo speso qua in palestra. E io come sto? Sono contenta di essere qua e potermi giocare questa partita così importante, e spero di essere in forma, diciamo, fisicamente ok, e mi sto trovando benissimo con le compagne, c'è molto affiatamento e quindi sono molto fiduciosa.